Allora, cari amici, questo è il giorno di Pasqua, è il giorno in cui Gesù è risorto ed è un giorno conosciuto in tutto il mondo, ovviamente, la festa che, pur essendo cristiana, però è conosciuta ovviamente in ogni parte del pianeta. Quindi oggi vorrei parlare non dei problemi che ci sono degli italiani, che sono sempre più gravi. Adesso siamo entrati in guerra, abbiamo avuto una terribile reclusione in casa, una perdita economica notevolissima di tutte le imprese durante il periodo del Covid, che si poteva certamente evitare. Prima abbiamo avuto diversi attacchi della finanza. Viviamo quindi, molte famiglie italiane vivono nella povertà, sempre di più. Ma oggi è il giorno di parlare delle soluzioni, non più dei problemi. Parlare di problemi non serve a nulla. L'ho fatto per tanti anni, l'ho studiato in tutti i modi, i miei risultati non vengono perché occorre acquisire, ci ho messo tanto, però adesso ho acquisito un nuovo tipo di pensiero. E la figura di Gesù è centrale per capire il nuovo tipo di pensiero di cui, cari amici, abbiamo bisogno. Vi richiamo una frase fondamentale per capire la figura di Gesù. Il comandamento: amatevi, amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. Questo è un insegnamento, un comandamento dato proprio alla fine della vita di Gesù, che però è centrale. Se noi impariamo questa semplice richiesta, impariamo e la eseguiamo, la nostra vita cambierà radicalmente, da subito. Cosa vuol dire amatevi l'un l'altro come io vi ho amato? Gesù, figlio di Dio, aveva tutte le qualità dell'essere, tutte le qualità dell'amore. Quindi amatevi l'un l'altro col massimo livello possibile. E vuol dire quindi rendetevi felici gli uni con gli altri. In ogni interazione, in ogni scambio, in ogni relazione, durevole o meno, in ogni rapporto. Potreste prendervi questo impegno da adesso in avanti, da questo minuto in poi, qualunque persona incontro, io mi pongo questa domanda: come posso parlare in modo da renderla più felice o agire in modo da renderla più felice? E per fare questo, ovviamente, bisogna sviluppare l'empatia, capacità empatica, che però è naturale nell'uomo. Certo, l'abbiamo perduta in gran parte perché il sistema di società nel quale viviamo ci vuole nemici gli uni degli altri, quindi il comandamento Gesù è stato sostituito da un altro tipo di comandamento che potremmo dire satanico. Odiatevi gli uni gli altri, combattetevi, lottate fra di voi. È scritto anche nei trattati internazionali: competete, forte competizione. Cioè qualcuno vince, qualcuno perde. Bene, Gesù è venuto a portare al mondo la solidarietà, l'amicizia, l'amore, l'affetto tra le persone. E la sfida è sapere che questa è proprio l'unica via con cui potremo, se mai è possibile, risolvere i grossi problemi del mondo esterno, quello delle banche, delle assicurazioni, della finanza internazionale, delle guerre. Dobbiamo sapere che le guerre nascono nelle culle, nascono dal rapporto madre-bambino.
quando una madre distratta dai suoi traumi non risolti si lascia il suo bambino, si distrae, lo abbandona anche solo temporaneamente e dopo non si accorge di averlo fatto, il bambino entra in sofferenza, si creano le ferite d'amore, che abbiamo tanti ragazzi, ragazze che si occupano di counseling, di terapia, di formazione, di meditazione. E tutti noi incontriamo ogni giorno tante persone che soffrono per carenze d'amore non risolte. Ora, la via che ci indica Gesù è una via semplice, che non richiede laurea in psicologia, master, eccetera, di psicologia, ordine psicoterapeuti e così via. No, è una cosa semplice, cioè dobbiamo noi diventare terapeuti gli uni degli altri e in primo luogo di noi stessi. Chi ha delle ferite dentro, no, che non riesce a curare, non riesce ad obbedire a un altro comandamento di Gesù. Ama il prossimo tuo come te stesso. In questo comandamento Gesù ci ha detto una cosa semplicissima. Ama le tue parti piccole, le tue parti ferite, che non hai visto, non hai riconosciuto e ancora vivono in stato di abbandono dentro di te. Se c'è questo, tu non puoi essere una persona che ama nessuno. Quindi, anche se credi di amare qualcuno, in realtà non è vero. Perché nel tuo inconscio esistono ferite non risolte che ti impediscono di avere una visione chiara delle cose. Distorcono la tua percezione. Nutrirai al tuo interno rabbia, rancore, paura, tristezza. Insomma, se andiamo a scavare nelle persone, sotto la superficie, in ognuna troviamo un mare di disperazione. Disperazione che cercano di tutti nascondere sotto un tappeto e mostrarsi con una maschera sociale, diversa. Però tutte le grandi tradizioni, tutte ci dicono se non passiamo attraverso la conoscenza di noi stessi, cioè la conoscenza della disperazione che c'è dentro di noi, primo, due, e non riusciamo a curarla, la nostra sarà una vita certamente misera. Non c'è niente cosa più bella al mondo che avere il cuore pieno d'amore per tutti, per tutte le persone. E se abbiamo la fortuna di incontrare la nostra anima gemella, ovviamente, e in primo luogo nelle coppie, nelle famiglie, tra genitori e bambini, tra i bambini, tra i figli, tra i fratelli. Ecco, gran parte dei disagi che soffriamo oggi sono dovuti a queste carenze. Ed è illusorio pensare di poter fare una politica diversa, un'economia diversa, se l'uomo rimane questo. Cioè un uomo che alcuni intellettuali oggi dicono feroce per natura. Ecco, l'uomo è feroce per natura, è sbagliato. L'uomo può diventare feroce? Sì. Perché l'uomo è l'educazione che riceve. In una società come la nostra, l'educazione che riceve un bambino è un'educazione alla lotta, alla competizione, all'individualismo, è un'educazione a cercarsi di prevaricare gli uni gli altri. E ovviamente in questa lotta il più feroce vince. Ora, se noi andiamo a vedere che cosa accade durante un lavoro vero di terapia profonda, ci accorgiamo che dietro tutta questa ferocia, questo insieme di passioni tristi, una volta attraversato questa cloaca di emozioni, questo dietro, troviamo sempre il cielo. E lo troviamo un cielo pulito, perché l'uomo l'unica cosa che aspira è essere in pace con se stesso e con tutti gli altri. Perché l'uomo, la sua fondamentale natura, è divina. Oggi il cristianesimo, come sappiamo, è sotto attacco, ma un po' tutte le tradizioni hanno ormai un impatto minimo
Pensate l'India all'epoca di Gandhi, un intero paese è riuscito a unirsi grazie a una grande anima, la quale tutti i giorni meditava e pregava e cercava di risolvere prima di tutto la violenza dentro di sé. E grazie a Gandhi l'India è riuscita a liberarsi dal dominio dell'impero britannico. Noi avremmo bisogno in Italia e nel mondo in generale di persone così. Gandhi, persone come Gandhi, Nelson Mandela, Yogananda, Krishnamurti, o persone come ci sono anche in Italia, ne dico due, Marco Guzzi, Marco Ferrini, ha dedicato tutta la loro vita a studiare, lavorare, meditare poeticamente, cioè creativamente, formando centinaia, migliaia, decine di migliaia di persone che li seguono e che sono grati ai loro maestri. Anche noi in Aleph stiamo cercando di fare questo e stiamo facendo dei passi avanti. Noi forse oggi abbiamo trovato una via più semplice di quelle tradizionali. Io vengo dal mondo della psicoterapia, prima venivo dal mondo del diritto, ma insomma la psicoterapia conosco, e solo negli ultimi mesi abbiamo messo a punto una modalità che si ispira proprio all'amore cristico. Io ho avuto diversi contatti, anzi il mio rapporto con Gesù è quotidiano, notturno quotidiano, e io prego sempre in un modo semplice di aiutarmi a sviluppare pienamente la capacità di amare che Lui ci ha insegnato. Se impariamo a fare questo, la nostra vita cambia radicalmente da subito. Ci sono mille ostacoli, ovviamente. I condizionamenti della società, i condizionamenti familiari, il karma collettivo. Ma evitiamo di portare l'attenzione su quello che non va bene e cerchiamo di portare l'attenzione su quello che ciascuno di noi può fare. Anche se è a letto, non letto di un ospedale, anche se non può più muoversi, se è paralizzato, oppure se è pieno di debiti, oppure se ha perso il lavoro, oppure se ha una famiglia che si è distrutta. Quello che vi dico io può essere la salvezza, perché è da lì che si ricomincia dall'interno di noi stessi. Gnosi se auton, dicevano i greci, conosci te stesso e conoscerai te stesso e Dio, cioè conoscerai il divino che è in te. Ora, io credo che ciascuno di noi, almeno razionalmente, può capire che se anziché seguire gli insegnamenti di Satana, di dividerci tra di noi, seguiamo gli insegnamenti di Gesù, che significa creare aggregazione tra noi, creare comunità, creare luoghi dove troviamo serenità, pace, fratellanza, amore reciproco, condiviso, felicità condivisa, la nostra vita cambia radicalmente. Parlo a tutte le persone che oggi sono depresse, che sono tristi, che sono angosciate. Sappiate che c'è una via d'uscita. Su questo vi parlerò parecchie volte, torneremo su questo tema, e nel frattempo lavoriamo anche per la politica, l'economia, la finanza, per far capire al popolo italiano la menzogna entro cui vive e per far capire al popolo italiano una cosa che è fondamentale. Cito le parole di Marco Ferrini. In India c'è la Bhagavad Gita, c'è un testo sacro fondamentale. In Italia c'è la Costituzione. La Costituzione italiana è un testo sacro, come ho cercato più volte di argomentare, dove la premessa di tutta la normativa costituzionale è una, articolo 3, secondo comma, cioè il pieno sviluppo della persona umana, che significa esattamente questo,
sviluppare pienamente la capacità di amare, di cui vi ho parlato prima. E con questo vi saluto e vorrei dare un messaggio di fondata speranza a tutti quelli che cominciano a mettersi sul cammino corretto.